È un format pensato per scoprire insieme cosa c'è dietro al complesso mondo dei big data e dell'intelligenza artificiale e per capire cosa succederebbe se questi due strumenti fossero applicati al massimo del loro potenziale per migliorare la nostra salute. Se è possibile, nei diversi momenti di cura, la prima diagnosi, i percorsi terapeutici, avere sugli schermi dei nostri ormai cartelle cliniche digitalizzate una sintesi sensibile di tutti i dati che si sono accumulati sulla storia del paziente fuori e dentro l'ospedale. E io, perché sto facendo una prima diagnosi, ho esposti i dati sensibili. Questa aggregazione dei dati importanti, utili per la mia decisione, mi aiuterà moltissimo. L'integrazione dei dati, secondo me, avrà un impatto incredibile perché, per la prima volta, grazie a queste tecnologie, possiamo mettere insieme dati, ma anche arrivare a diagnosi, che diversamente non saremmo in grado. Quindi possiamo, come dire, guardare in maniera, se vogliamo, più olistica il problema. Immagino un sistema che fa un salto in avanti anche per aiutare la medicina del territorio e quindi digitale e quindi informatizzato con l'utilizzo del 5G che ci permette di rivoluzionare tutto il servizio alla persona a casa e nelle aree rurali e quindi un sistema più moderno che aiuta la nostra ricerca a rimanere altamente competitiva e quindi alla fine dà ai nostri pazienti quello di cui hanno bisogno, cioè terapie avanzate non di serie A o di serie B, ma il top di gamma che abbiamo a livello internazionale.